De Mancarelli, 57 dipendenti, li salviamo? Perché licenziale è un peccato di Dio. Ma insomma, quando sono arrivato io nel 2020 c'era già questo tavolo di confronto, 57 dipendenti che non stanno sui servizi per chiarezza, stanno quindi in zone che non sono direttamente coloro i quali... Ma che fine faranno? Verranno licenziati? Questi hanno già deciso di tornare a spazzare, gli altri, ma... gli altri adesso vedremo, abbiamo, se licenziarli, abbiamo 120 giorni. Sì, però già l'idea di buttare a mare questa gente è brutta per un'amministrazione di centrosinistra. Assolutamente, assolutamente, anzi sappiamo bene, so bene che si tratta di uomini e donne, perché dietro famiglie, operatore, assolutamente sì, ma abbiamo anche un obbligo, mi insegna lei, abbiamo un obbligo anche nei confronti di tutta la città. Però, Presidente, per cui allora dire che queste persone lavorare, sono sì, inabili, no? Per no, problematiche. Lo sta dicendo lei. No, allora, non, okay, allora perché li state licenziando? Ci sono le motivazioni. Noi sarebbero non idonei fisicamente al lavoro? Questo lo vedremo. Però dico il motivo. Ce ne sono alcuni che potrebbero avere queste condizioni. Allora, licenziali significa come nel mondo romano che gli invalidi si buttavano giù dalla Lurpe Tarpea, invece no. Assolutamente, perché ci sono in tante fattispecie la possibilità di avere una sostituzione tra quello che è il reddito che diamo noi e gli ammortizzatori. L'idea di licenziare è orrenda, anche perché il sindaco sta aumentando il numero degli staffisti, assume staffisti. Luigi, io sottolineo... L'AMIO è una partecipata vogliamo del comune o no? Città più pulita, certo. L'AMIO deve essere Clima Ambiente. Benissimo, deve pari, certo. Ma non, non licenziando le persone, ricollochiamoli. 120 giorni e ricollochiamoli. In tutti i modi, se noi... Un pentimento loro, operoso. Se molti di loro ritorneranno sui servizi, io sarò la persona più felice. Ma se sono inidonei fisicamente, che facciamo? Adesso vedremo, lo vedremo insieme, tanto ci stai anche tu in consiglio e vedremo. Comunque, salviamo noi come opposizione, noi... abbiamo fatto un appello a tutti, salvare queste famiglie. Salvare queste famiglie. Serve l'aiuto di tutti, però, e soprattutto la responsabilità. Non, ecco, fermiamoci e non licenziamoli. Abbiamo 120 giorni, dobbiamo valutare. Perché adesso? No, perché significa... Luigi, perché tre di questi... Io devo anche dare risorse. Perché tre di questi sono tornati a Puglia? Allora, abbiamo anche dato la possibilità... Allora, è stato detto che non erano inidonei fisicamente. Di poter prendere la patente a spese dell'azienda per farli andare... Benissimo, se io sono inidoneo fisicamente, cosa faccio? Vengo fatto fuori? No, assolutamente, io ho già detto che... Magari patologie che potrebbero aver... contratto, forse o non, o forse no, in servizio, in forse. Sottolineo che anche i sindacati stanno sul tavolo, quindi non abbandoneremo comunque nessuno. Noi come opposizione abbiamo fatto un appello a tutta la maggioranza, un ordine del giorno, per evitare questi 57 licenziamenti. Perfetto, nessuno lo vuole fare. Mettiamo una firma simbolica, Presidente, simbolica. Se consegno di responsabilità, abbiamo la necessità di dare anche servizi efficienti alla città. Non buttiamo a mare 57 persone. Proveremo a non farlo col vostro aiuto, ma fattivo. Dobbiamo aumentare la tariffa, perché sennò poi vi lamentate. E che facciamo per salvare? Che dobbiamo fare? Dobbiamo aumentare. Cosa significa? Che dobbiamo fare? Dobbiamo aumentare la tariffa per non licenziare 57 persone? È passato da 140 euro a 210. La città è sporchissima, almeno io dice la tariffa. Dobbiamo far lavorare il problema è una politica. Come dire, sono state scelte politiche di politica economica dell'AMIO che sono state fallimentari. Vedi i cassonetti dell'ingegnerizzata. Non c'entra nulla, perché il cassonetto sono costati. Costa meno di quello del porta a porta. Sono costati a vuoto. Ma costa molto meno di quello del. Ma a che sono serviti? Andare insieme. Domani andiamo insieme. Non c'è problema, Presidente. Dove l'abbiamo sostituiti i cassonetti ingegnerizzati, vedrai che c'è sempre indifferenza. Nella città vecchia sta pattumelle e ingegnerizzati, un fritto misto. C'è un problema di carattere antropologico che va affrontato, perché la raccolta differenziata è una rivoluzione e dobbiamo continuare a lavorare. In ogni caso, Presidente, a me interessa, a me e alla città, e penso anche a lei, a tutte le persone di buona volontà di questa città, salviamo l'occupazione, il posto di lavoro di queste 57 unità lavorative. Non meritano di essere buttate in mezzo a una strada, non lo merita nessuno, perché sono dei lavoratori. Sono assolutamente d'accordo, ma dobbiamo far sì che tutti possano dare un contributo fattivo, altrimenti si rischia che invece 57 saranno 500. Peggio, anche qui ne dobbiamo mandare 500. Assolutamente dobbiamo evitare che l'azienda... Presidente, lei mi fa sudare freddo, Presidente. Stare in difficoltà. Non è che diventano 500, Presidente. No, bisogna evitarlo. Cittadini, rischiamo che l'AMIO potrebbe licenziarne altre 500. Padre, Figlio e Spirito Santo, io mi faccio il segno della croce. Non so più cosa dire.